anni di gloria. Di Roma pensioni, che scarsa memoria. In mangio una volta, chi tira il pensare, chi vuole l'aumento, chi ciò che sarebbe, chi porta gli occhiali, chi va sotto un tram, chi ama la zia, chi la porta via, chi come trovare. Non ci vediamo da diverso tempo, ma è qui con tutta la famiglia. Sì, stasera sì. Siamo ritornati in questo campo e speriamo di uscirne vittoriosi. Tuo giocatore preferito? Chirico. Ma vince il Marocco quest'anno? Per quest'anno può darsi che vince, può darsi. Ce la può pure fare alla squadra che c'è, può darsi che va. Un bel 1-0 ieri. Sì. È normale che fa, ha vinto 1-0, però ti voglio dire, è una squadra che corre, è una squadra che dà anima e dà tutto. Cosa diciamo del portiere Andrea Dini? È un bravo ragazzo, preparato, solo che io non riesco a capire come mai il primo portiere non gioca più. Branduani. Esattamente, era lui il primo portiere, anche se il ragazzo non dispiace. E forza Crotone. Sempre. Ma il primo posto dipende sempre se il presidente farà qualche acquisto nel prossimo anno, ci potrebbe anche stare, però la vedo un pochettino dura, però come si dice, fino alla fine noi lotteremo. Poi, forza Crotone. Sempre forza Crotone, sempre. Abbiamo anche il supporto del nostro tifoso eccezionale Francesco Pio, tutto rosso-blu come sempre. Francesco Pio, allora, cosa diciamo ai ragazzi di Lerda? Speriamo di fare tanti gol, perché noi non facciamo molti gol, avevo la media di un gol a partita e questo non va bene. Dobbiamo fare una goleada. Oggi andiamo per la goleada, dai. Sì. Spero che si possa comprare qualcuno interessante, forte, davanti, perché bisogna allungare la squadra. Possiamo lottare ancora per il primo posto? Certamente. Però c'è il Catanzaro che ha due squadre. E quindi per raggiungere e superarlo dobbiamo comprare. Sempre e solo forza Crotone. Sempre e solo forza Crotone. Ciao. Crotone, Gelbison, forza Squali. Forza Squali sempre. Forza Crotone. Chi possiede la voce, chi va in fantasia, chi è morto di birra o di gelosia, chi accende la sua. Allora, come ha giocato il Crotone? Ma il Crotone poteva giocare molto meglio, io credo che abbiamo una squadra forte, ma non diamo il 100% di quanto dovremmo. Ci sono momenti in cui giochiamo con superficialità e che camminiamo in campo e dovremmo fare molto di più. A gennaio? E a gennaio bisogna rinforzare la squadra, bisogna prendere un attaccante, se no non andiamo da nessuna parte. E una cosa volevo dire, 4 minuti recupero nemmeno nelle partite normali. Purtroppo è andata così. A gennaio cosa dobbiamo fare? Per mettere qualche giocatore più bravo. Per carità di Dio, vanno bene tutti i punti, tutto quello che vogliamo, ma non si gioca così a calcio. A Crotone abbiamo visto ben altro calcio e quindi il riferimento è facilmente intuibile, perché sempre forza Crotone, però una signora squadra costruita da Brenna. Delusi, siamo proprio senza gioco, altro che goleada. Quando ci siamo visti all'inizio della partita speravamo in una goleada, ma invece... Una marmellata. Una marmellata proprio. Sterili proprio in attacco. Non gira, non entra sta palla. A gennaio dobbiamo ingaggiare qualche attaccante, perché in attacco non abbiamo un attacco molto di qualità. Ma allora dobbiamo fare di più. Eh sì, perché gli altri non esistono. Gioca soltanto chi dico. Dobbiamo mettere un pochino di voglia. E li dobbiamo sgridare. Com'è andata con la scolaresca? Benissimo, loro si sono comportati bene, ma questo era un progetto della scuola, per cui noi abbiamo fatto un progetto sul bullismo e abbiamo portato i bambini allo stadio, loro si sono divertiti tantissimo perché praticamente abbiamo portato un calcio al bullismo e quindi loro sono stati tranquilli. Posso dare io un calcio al bullismo? Certo.
chi è bullo è un cretino, ed è bene che si sa. Sì. Abbiamo preso tanto bel freddo. A prescindere dal freddo abbiamo preso pure un sacco di veleno, grazie al mister che... Mister, nessuno qua vuole condannare, ma oggi veramente hai fatto ridere e non voglio aggiungere altro, forza Crotone, basta. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone, però bisogna fare meglio, ciao. Però fino alla fine forza Crotone. Ma che sei bravo, ti ringrazio. E poi Chirico ha fatto uno stop, un bel gol, bellissimo. Forza Crotone. Forza Crotone! Forza Crotone! Pasquale, sapete tutto il capo, capito o no? E su scorsi è un bambino! Ah, non è la allora,